Le aveva promesso dei regalini in cambio di sesso, solo che quando era convinto di incontrarla si è trovato davanti un agente della polizia postale. Una storia di pedofilia tra un 37enne di Bassano ed una 14enne trevigiana trascorsa quasi tutta tra chat, WhatsApp e gli immancabili SMS. Ed è quasi per caso che la mamma di lei si accorge di uno di questi messaggi. Subdolo, nel linguaggio di questa generazione digitale, ha insospettito la donna che si è rivolta subito alla polizia postale. L'uomo si è finto più giovane e in un gioco tutto virtuale a sfondo erotico era riuscito a conquistare l'adolescente, che all'inizio ha cercato di nascondere questa relazione digitale. Poi, quando le richieste si sono fatte più pressanti, con foto particolari, fino addirittura a programmare un incontro amoroso in un appartamento della città, alla 14enne si è sostituita un agente sotto copertura. Il 37enne da Bassano si è spostato a Treviso, giusto per trovarsi davanti ad una poliziotta con i suoi colleghi, per poi, con loro, tornare nella propria abitazione per la perquisizione. Ora il suo computer, lo smartphone ed altro materiale informatico viene analizzato dalla Polizia Postale di Venezia per verificare quante altre ragazzine abbia tentato o, peggio, adescato in rete. Una storia emersa solo per caso e che dimostra quanta attenzione debba esserci da parte dei familiari. Quindi il problema non diventa tanto sul cosa fare o come fare, per i quali c'è già un dibattito abbastanza ampio anche all'interno dell'aspetto educativo, comunque del sociale, ma come diventare dei genitori autorevoli. Cioè sviluppare, direi, tre fondamenti, che sono essere fermi e coerenti, affettivamente presenti con i figli e sviluppare l'autonomia man mano che un figlio è pronto